critica complessiva credo che vada estesa anche ai governatori, lo dico francamente, perché ci sono tante cose a tanti livelli che a me non convincono. Se posso concludere solo un secondo. Posso intervenire? Io credo che poi la domanda che lei ha fatto a Centinaio sul MES, noi da tempo diciamo in maniera chiara e netta che saremo noi di Fratelli d'Italia. Sì, lo so, è Berlusconi che è stato meno chiaro e netto. Ma siamo contenti che questa volta, ieri Giorgia Meloni ha ringraziato Berlusconi per essere venuto sulle posizioni che Fratelli d'Italia e anche la Lega, per la verità, gli avevano assolutamente chiesto. Allora, devo dire che da me Giorgia Meloni qualche settimana scorsa aveva detto: vedrete che Berlusconi non si farà fregare. È stato molto furbo, lo sai cosa circola come battuta? Che Berlusconi ha trovato il modus vivendi, perché prima si è beccato la norma che salva Mediaset e poi ha detto che non votava il MES, però boh, non lo so, sono cattiveria. Speriamo che sia così, ma le ricordo che quella è una norma spada di Damocle, perché dura 6 mesi. Se qualcuno pensa di ricattare Berlusconi, troverà pane per i suoi denti. Quindi diciamo che Siano e Compagni sono stati ingenui, ma non esageratamente. Bravo. Diciamo, non esageratamente. Buonanotte. Poi devo arrivare da Pinuccia, devo presentare Pinuccia alla Russa. Così la Russa poi De Luca, poi mi fa dire qualcosa. Io dopo poi le presento.